Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog barricchio. Come state? Spero bene. Allora, come dentifricio per lavarmi i denti ho utilizzato questo qua della Sensodyne, questo, che è molto buono. Poi, mentre per disinfettare i denti sto utilizzando a 9,90€ questo colluttore della Curasept che mi ha consigliato ovviamente Stefania. Sefi è bravissima e adoro il suo canale. Questo a 9,90€, top, fenomenale. Anche quando mi fanno male le gengive, molto buono, vedete? Eccolo qua. Ve lo faccio vedere meglio facendo altre clip. Ovviamente va di lui. Mentre come crema ho utilizzato questa Leocrema, che è stra buona e mi piace perché è veramente si applica bene, si spalma bene su tutto il corpo, si applica bene, si avvolge bene in un, non so come dirvi, allora tutti i tipi di pelle, all skin tip, leggera, e ricca, all'olio di argan, crema corpo, fantastica, formula 48 ore di intensa idratazione, anche no, perché mi lavo tutti i giorni, ragazze, quindi vabbè, niente, anche se me la metto chissà quante volte al giorno, è la verità, mi piace davvero da matti, ha una formazione fantastica, sa di d'estate, perché è veramente molto buona e mi fa impazzire, veramente troppo, top. Quindi non so che dire, a me piace da morire, ce n'è 400 ml di prodotto, come potete ben vedere dal video, e 12 mesi di PAO, vedete? Cioè, 12 mesi di PAO ed è fantastica. Formazione che si stende proprio, aspettate, però mi stendo io se ci riesco, ok, ecco qua, ve la faccio qua, vedete che bella texture, molto buona, mi piace da matti, poi ha una formazione fantastica, mi piace perché soprattutto perché è molto, come dire, molto, non dico solo cremosa, lascia un profumo che è inspirabile, buonissimo, piace e basta. So che non avrò chissà quanta ascolto da voi, però non so altro come spiegarvi che ho veramente una formazione qua, si sente che non so da dove, proprio fantastica, fenomenale, vabbè, un po' appiccicherà, ma se voi cercate di fare proprio un completo assorbimento, forse non si appiccica più. Io non sento più già appiccicosa per niente, per me no, non tanto appiccicosa. Poi, come deodorante della skincare del pomeriggio o della mattina, sto utilizzando questo della Dove, che è straordinario, molto buono, sì, mi piace. 40 ml di prodotto per quanti mesi? Aspettate un secondo perché non vedo. 24 mesi di PAO, se non vedo male io. Si vede da qua? No, non si vedrà mai nulla. Così è troppo? Ok, vabbè, no, così no. 24 mesi di PAO, 40 ml di prodotto, comunque niente ragazze. La formazione che sta di saponetta, molto buono. Tipo quelli della sì, come è proprio Tav, saponetta, solo che voi ve lo scrollate qui sulla scella e fa una profumazione buona. Cioè, come invece
Dopo aver lavato il viso, invece sotto la doccia, anche sul lavandino, utilizzo questo qua. Dopo avermi detto il viso con questo L'Oreal, molto buono, che ha una freschezza goduriosa. Vado, mi asciugo tutto tamponando senza strofinare, tampono il viso e vado ad applicare questo della Vichy, un tonico. E vabbè, ce l'ho fin qua, non so se si nota, ce l'ho fin qua e mi piace davanti. Poi vado di crema di Vichy, che tanto, anche se l'avrete già vista mille di volte, è questa qua, Vichy, vedete? Stra buona. E mi piace davvero tanto. Non so voi come fate a prendere Vichy, vabbè, Vichy piace davvero tanto, quindi l'adoro, ha una profumazione poi fantastica. Ah, raga, non potete capire l'odore che è, buono, buono, buono. Ancora sono un po' agli extremis, no? Cioè non agli extremis, ancora sono un po' all'inizio, però piano piano vedete dei buchetti che si sta terminando, perché mi piace, ragazzi, mi piace davvero tanto, mi piace. Molto buona, 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 buona. Quella della Nivea, che ce l'ho di qua, non la sto usando più, o perlomeno poco e niente, per il semplice motivo che, come dire, insomma, non mi fa proprio più di utilizzarla perché è troppo corposa, mi fa sudare sia d'estate che d'inverno, non ne vale la pena, tante le mezze stagioni ormai hanno preso il sopravvento. Come se il clima, se il riscaldamento del clima si fosse rovinato del tutto. Infatti così l'abbiamo costruito tutti noi, tutta l'umanità intera. Non so se mi spiego, ma è la verità. Quindi tra una cosa e l'altra vi dico già la verità, che purtroppo sì, come vi ho accennato prima senza ripetermi, il clima ha fatto subito ha rovinato tutto quanto l'aria che c'era intorno a noi, quindi no comment. È come se non fosse una primavera, come se non fosse un inizio d'estate. L'inizio d'estate è arrivato anche troppo caldo, direi. Prima si fa sentire di meno, poco per volta. Poi alla fine, all'inizio, piano piano, poi inizia questo botto di caldo, boom, di caldo, allucinante. Infatti il caldo lo amo, ma non tanto, perché quando comincia quel caldo più asfissiante, io non lo sopporto per niente, ma vabbè, dettagli, niente. Come sapore che ha travasato su questo coso che non si vede più, questo, vedete, ops. Sì, ve la sto facendo vedere così perché sennò rischio che mi sporco tutto qui. Comunque, questo qua l'ho travasato dal Mantovani a qua dentro, perché prima c'era un altro tipo di sapone, della Allergan, olio di argan e mandorle dolci. E quindi da qui, da questo contenitore del lavamani, sapone lavamani, ho travasato dal Mantovani a questo il sapone, appunto, bagno doccia, perché così almeno ci possiamo lavare le mani, perché abbiamo notato che certi Mantovani ci seccano la pelle, certi fragranze olfattive Mantovani, mentre non Mantovani, questo di Vidal ci fanno reazione secca, ci seccano la pelle, non so come dire, comunque l'ho già detto, mi seccano la pelle, e quindi ho constatato che Mantovani è buono, ma molto buono, di top, ci piace. E niente, scusate, mi asciugo le mani perché non so cosa ho toccato, se sia stato questo che altro, ma mi tocca asciugarmi le mani. Tanto vabbè, la mia skincare bella l'ho fatta, mi sono lavata i capelli anche col balsamo della Splendor, che ovviamente non è qua, è in doccia, ma non me la sento di prenderlo. Aspettate. No, non prendo altro, ragazzi. Boh, vabbè, le facevo un commento. Che, no, non erano commenti, erano notifiche di YouTube, scusate. Comunque, niente. Voi fatemi sapere sotto i commenti se sto video vi è piaciuto o meno. Aspettate un secondo, ho cambiato idea, ve lo prendo.
Eccoci qua, allora, questo qua è il balsamo della Splendor al cocco, perché l'altra è una maschera che ho comprato, al cocco, al latte di cocco. Questo invece è direttamente proprio addolcente al cocco. Morbidezza naturale per capelli secchi, per capelli, scusate, capelli lunghi e ripelli, quindi fenomenale. Allora, ammetto che un po' di forfora c'è in questo periodo, perché? Perché sono un po' stressata. Speriamo che l'anno nuovo mi tolga tutto lo stress che ho accumulato in tutto questo periodo dell'anno vecchio. Quindi va bene, no comment, lasciamo stare che è meglio. Comunque questo bagno, scusate, bagno, no, ancora, balsamo, ci sei Melania? Spero di sì. Balsamo della Splendor mi sta piacendo davvero tanto ed è buono perché ti sbroglia i capelli come non mai, perché veramente è fenomenale, aiuta tantissimo a sbrogliare il capello più ribelle che ho, mamma mia, 300 ml di prodotto perché faccio una fatica voglia a farmi pettinare i capelli, quindi ho a pettinarli io, non mi chiedete come faccio a avere tutta questa pazienza perché non lo so, sono un po' stanca e stufa di questi capelli, ma finché riesco a avere la forza, me li faccio pettinare bene da mia nonna o me li pettino io, a seconda di quando voglio io di pettinarmeli io, se no c'è mia nonna che le piace che mi pettino lei i capelli, le piace, la fa star bene, tutto lì. Comunque ce n'è 300 ml il prodotto per un paio di 12 mesi, top, mi piace davvero tanto, amo questo balsamo. Non so che altro dire, ragazze. Sì, ragazze, avete capito bene. Sa di estate, sa veramente di estate. Altro volevo dirvi? Sì, volevo mostrarvi che... Aspettate, questo qua è il 300 ml per 12 mesi di pausa. Lo so, l'ho già detto, mi ripeto per farvi capire che... Non sono fandomie, perché vi sto dicendo io che veramente è top. E niente. Dunque, ragazze mie, vi faccio una clip e tutti gli altri prodotti che vi ho fatto vedere, non di questo, cioè non di questo qua, ma bensì di tutti i prodotti che sto utilizzando finora. Niente, aspettate un attimo. Ah, volevo salutare e ci vediamo domani mattina o non so quando, sì, penso domani mattina. Un bel pollicione lì in su, se questa chiacchierata vi è piaciuta, non era proprio una vlog, ma più o meno siamo lì. Oggi non mi sono truccata, scusatemi ancora, ma non mi andava perché non sono ancora in gran festa, no, in festa, vabbè. È vero, non siamo tutti che abbiamo tutta questa voglia di festeggiare, però non ho neanche voglia di stare lì troppo a dire no, nulla, perché siamo tutti un po' svogliati quest'anno. Chissà che l'anno prossimo ci porti veramente tanto meno stress, tanto meno caos e tutto quello che vogliamo noi veramente da tutto quanto i nostri desideri si avverano e anche quelli che non si avveranno, non lo so, speriamo di sì. Invece dai, non voglio portare sfortuna a nessuno e neanche a Iella, anzi ho detto la stessa cosa, ma è quello il concetto. Niente, perdonatemi per quanto era lungo il video, sperando che riesco a editarlo e ci vediamo al prossimo video. Intanto metto qualche clip più di là e qua e là, scusate il gioco di parole, e noi ci si becca al prossimo video. Ciao, like e iscrivetevi se vi fa piacere, perché no, commentate e attivate la campanella se vi iscrivete. Non vi dico seguitemi qua, seguitemi di là, se mi ricordo verrò a seguirvi nelle vostre pagine social, vediamo come si mette, non lo so, vediamo. Ciao, a presto. Intanto non andate via perché
altre clip che metto, quindi tranquille, metterò altre clip. Aspettate. E rieccomi ragazze mie, dunque, mi hanno appena lavato i denti, mi ho igienizzato tutto, adesso mi ho messo anche le gocce, perché non so se avete sentito qualche schiamazzo di mia nonna, ma era inevitabile. Insomma, ho dovuto per forza andare a prendere le gocce a me, farmele mettere, farmi i dettagli, questi sono adesso solo congetture mie, però vabbè. Che dirvi? Stanotte mi ho fatto una bella doccia, oggi pomeriggio sarebbe, e ho usato ovviamente il mio solito Vital, il mio amato Vital, che adesso vi farò vedere. Attendete un secondo. Che sarebbe ovviamente questo, adoro, mi sta piacendo tantissimo, fa una pelle morbida, non dico chissà quanto vellutata, però idrata veramente tanto e lo amo, la follia, è adorabile, quindi molto buono. Aspettate un attimo, bagno doccia, body wash, addolcente, burro di karité, olio di mandorle e olio di mandorle, basta. Sì, adesso qua si trovate i capelli perché è in doccia appunto. Non so se avete visto il capello, spero di no. Al mondo è karité, sì, appunto mandorle, karité, di karité, ingredienti di origine 95% naturale, ok? Formula biodegradabile, va bene. 500 ml di prodotto per 12 mesi di pao. Allora, fa veramente un profumo incredibile, buono, buonissimo, mi piace davvero da matti e ve lo straconsiglio se piace anche a voi questo tipo di bagno doccia, vedete? Ciao. Questo bagno doccia, no, questo balsamo è fantastico perché sì ragazzi, il cocco io l'adoro e mi è sempre piaciuto perché mi ricorda l'infanzia, quando ero piccola e quando ero con mia madre, quindi ve lo consiglio anche per questo, perché si provano anche i capelli per i belli afro, perché ce l'ho secchi tendenti appunto al secco e crespo, quindi io ce l'ho anche afro, quindi capirete bene voi cosa vi sto dicendo. Top, mi piace. Questo è il dentifricio, questo, vedete? Eccolo qua. Dentifricio, molto buono, della Sensodyne. E mi ci trovo bene, davvero. Ecco, questo è il mio Vichy che adoro tanto, mi sta veramente piacendo. Adoro perché è troppo buono e non lo so, quando lo picchietto sul viso sento un beneficio che non vi dico. Top, fenomenale, della Vichy. Tonico, tonico è questo, un tonico, ok? Questo invece è il mio deodorante preferito della Dove, che lo sto amando la follia, è veramente top, fenomenale. E ve lo consiglio perché ha veramente un profumo che vi toglie veramente, non lo so, l'odore brutto da celle, come si può avere sempre un odore veramente da celle, una sudorazione, come si può dire, sì, una sudorazione più eccessiva, ok? Tutto lì, niente. Adoro perché è troppo buono comunque questo deodorante, lo amo, troppo bello e buono anche, consigliato. E niente ragazze, appunto, ciao, e che dire, buonanotte a tutti e a tutti, a domani.
Grazie ancora per aver visionato il mio video. Ciao, a presto. Ciao ciao. Zombie apocalypse.